Sì, io penso che questa sia proprio la possibilità che l'università ha di incontrare il territorio in cui esprime la sua attività. Devo dire anche che questo è un esempio, il progetto che abbiamo presentato oggi è un esempio tradizionale di terza missione delle università. Le università si occupano di didattica, di ricerca, ma si occupano e si occuperanno sempre di più di condividere con il territorio in cui operano anche le scelte formative. Quindi impariamo dai territori e diamo ai territori ciò che essi meritano. Poi questo lavoro sarà presentato a Bergamo in università? Sì, io penso che l'esito di questo progetto possa anche essere proprio condiviso con l'intero territorio provinciale, quindi è nostra intenzione invitare tutti i territori che stanno ragionando attorno al tema dello sviluppo territoriale, e quindi l'anno prossimo, quando presenteremo gli esiti, è intenzione proprio di svolgere questa riflessione approfondita in una sorta di giornata territoriale in Aula Magna in Università Bergamo. Ecco, questo è uno dei primi piani turistici, perlomeno, che vediamo realizzare sul nostro territorio. Ma che cos'è un piano turistico? Un piano turistico dobbiamo immaginarlo come un piano di governo del territorio finalizzato a valorizzare le risorse turistiche di quel territorio. Quindi è uno strumento che il comune si dedica a se stesso per promuovere le attività turistiche all'interno di quel territorio. E qui ci sono sicuramente delle eccellenze, parliamo di un territorio che, seppur periferico, ha delle centralità e dei punti di forza. Sì, sono molto contenta di essere stata chiamata per fare questo studio di fattibilità per Bossico, in quanto è un territorio molto importante e strategico da un punto di vista territoriale, perché si trova tra le diverse valli di questa parte del territorio bergamasco, quindi siamo al crocevia tra la Valle Camonica, la Valle del Sebino, la Val Cavallina, la Val Borlezza e poi la Val Seriana, e quindi si presta molto a creare connessioni e relazioni con altre risorse, mettendo in gioco proprio i saperi antichi di Bossico, di questo territorio pastorale che ha saputo nel tempo conservare le risorse sopra questo altipiano molto bello, questo paesaggio meraviglioso che appunto fino ad oggi viene ben conservato. Quando si prende al largo è bene sapere dove andare, serve una rotta e serve quindi una pianificazione, e ci stiamo lavorando. Esatto, anche a livello turistico c'è bisogno di un documento che detti le linee guida, in modo che tutti gli attori del territorio lavorino nella stessa direzione, e questo, diciamo, è l'obiettivo che ha l'amministrazione comunale con questo progetto. Questo progetto, diciamo, parte dall'analisi di chi siamo, o meglio anzi di chi eravamo, per andare a cogliere le peculiarità del territorio, per poi lavorare per capire dove vogliamo andare, soprattutto in ambito turistico.